fucking Zomboy. Eccoci qui. E questo era Zomboy, no? Zomboy, sì, inglese, anche lui, cioè no. No, vabbè, quello era americano. Era americano, quindi... vabbè, però diciamo, quando fanno sta musica, dove sono sto artista di anglosassoni. Del Regno Unito, fa dubstep, però lui viene dalla drum and bass, come parecchi che fanno oggi dubstep. Vero, vero, grande sì. Verità. Infatti se vai a sentire proprio a livello tecnico, sì, visto che anch'io faccio musica elettronica come te. Ogni tanto abbiamo fatto anche insieme. Sì, vabbè, sì, passato. Quindi diciamo la dubstep e la drum and bass sono simili come sonorità e strumentazioni, cambia soltanto diciamo la struttura e il tempo. Sì, nel senso che è quasi ovviamente la dubstep venendo dal genere dub, e poi dopo sì. ne parleremo subito, visto che abbiamo aperto l'argomento. Esatto, abbiamo aperto l'argomento. E il tempo è dimezzato, la drum and bass è più veloce, si gira intorno sì. dai 160 ai 180 bpm, no? Esatto, sì. Mentre la dubstep, venendo dalla dub, ha tempi della dub che viene da 120 bpm fino a più massimo, giù. Pure più giù, sì. Voglia. Fino al massimo del 140, ma proprio tirato. Allora, per l'esattezza, la dubstep è un genere di musica elettronica che ha le sue radici a Londra. Nei primi anni 2000, nella scena garage del Regno Unito, deriva dalla two-step, che sostituiva ritmi di batteria sincopati a quelli classici. Infatti, la dubstep come marchio di riconoscimento è proprio quella di cassa e rullante in battere, e
e diciamo i tat sincopati, sincopati, sì, in terzine, cose, chi capisce di musica, diciamo 12 ottavi. Chi non capisce di musica è sincopato. Sincopato. Vabbè, detto questo, io direi di andare a sparare il prossimo pezzo. Sì. No? E se andiamo a sparare, no? Non lo so, come diciamo, che ne so, una cosa un po' roccheggiante, perché la dubstep, diciamo, è come un'applicazione, si applica a tutta la musica. Vera sta cosa. Ogni cosa può farla diventare dubstep. E allora, visto la mazurka, può farla diventare dubstep. Allora, io però mo è ritornato pure Valerio, che sì, sì, sto rientrato, è rientrato una pausa, scappa al bagno, ma sa Valerio, un po' di pausa ogni tanto sul lavoro servono, se no, perché Valerio, anche se sei uno dei primi insieme a me che fa radio, te per dire la prima volta magari, sì, sei un po' intimidito, no? Intimidito, impacciato. E lui invece che fa? Le fuori onda chiacchiera, chiacchiera, e poi quando stiamo in onda se ne va al bagno, se ne va a fumare, non ho capito. Ma squilla del cellulare, no? Una chiamata di servizio. E dai, con queste donne è rotto. Una chiamata alla redazione. Ok, redazione Montesacro. E beh, ma che ci stavi a raccontare? Se stavamo proprio a pisciare sotto dalle risate. Allora, nel mio leggio vedevo appunto una notizia che poi all'ordine del giorno, adesso, no, che è estate, tutti ci distraiamo un po' in giro per le strade, visto che queste ragazzotte, diciamo, si denudano, no? Per il caldo e tutto quanto. E qua c'è una notizia proveniente sicuramente dagli Stati Uniti, che sono sempre loro che fanno queste cose, che ci racconta un tamponamento a catena. Praticamente un uomo ha provocato uno scontro tra auto poiché è distratto da una giovane che prendeva il sole affacciata alla finestra di casa sua. Si dice che la ragazza fosse sdraiata su un materassino che sporgeva dalla finestra e la strada appunto era pericolosa. In pochi secondi è successo di tutto. Fortunatamente non sempre capita di avere una ragazza che prende il sole così. Ma a distrarre i poveretti alla guida è stato il fatto che fosse nuda e le gambe scoperte rivolte verso la strada. Probabilmente la giovane non aveva tempo di mettersi il costume ed andare al mare. Ora è una gran zoccolona. Poi c'è anche la foto appunto, sì. Sì, magari un esibizionista, ma tra l'altro se ne vedono pure nei parchi queste persone, no? Ma sì, sì, ma sì, sì. Infatti noi dimo così, ma non è per maschilismo che diciamo, no, questa, no. Però c'è proprio la foto di questa che sta in finestra tipo, sì, gatto sdraiata. Beh, se vede che gli piace così, non lo so. Vabbè, va bene. Ci fanno pure esperimenti sociali su queste cose, tipo le donne nude che hanno i vestiti disegnati e cercano da capire se la gente si accorge se stanno nude. Queste cose strane. Poi come quelle, diciamo, che in finestra dal palazzo di fronte resta quella che te gira nuda per casa, capito? A un certo punto tira le tende e fa vedere che... Lo sai, io sto... fa vedere invece. Io sto al piano terra, quindi queste cose non mi capita male vederle, Manca a me. Ma manca a me. Io sto all'ultimo piano. Sì, sto tutto all'ultimo piano punti, io. Ma io sto tutto il giorno in finestra a cercare queste. È da binocolo l'ultimo piano, Lo so, però si vede che non lo so, non mi ha detto male, non lo so. Vabbè, queste sono sempre le chicche del Valerio, della rete, della rete. Qua. Vabbè, però voglio dire che porti te a Sounds Good, ricordiamo Radio Roma Futura. Sì, perché poi è divertente leggere, perché poi riesci comunque a raffrontarle a quello, alla vita quotidiana, perché queste cose poi vedi, sembrano le cose che in piccolo vedi e poi in e poi succedono all'americanata. Sì, che dici, pensi solo deve essere l'americanata, sempre buttata là, no? Dici che non è che si vedono solo nei film, insomma. No, questo non esistono, certe cose esistono. E meno male, no? Beati quelli che hanno visto sto spettacolo. Poi certo, non so, spero che sia stata una bella pupa, insomma. Ma dalla foto sembra così, eh. Ma perché c'è anche la foto? La foto, sì. Sì. Ammazza, che bomba, no? La paura. Una foto scattata da uno che è uno stato di tamponare. Coinvolto, sì. Coinvolto nell'incidente. Esatto. Ah, vedi che roba. Sì. E quindi io andate a ricercare questa notizia, occhio che diventate ciechi, vabbè così, dai. Noi, ritornando alla dubstep, sì.
Diciamo che se andavamo subito a sparare, allora a sto punto un estratto dall'ultimo album dei Korn, gruppo New Metal. Sì, che ha fatto delle collaborazioni con svariati DJ. Tra i migliori poi, proprio tra i migliori del mondo proprio. Sì. E ovviamente chi è appassionato di genere e magari gli piace anche il new metal, il rock, se non si sente sto disco è praticamente un pazzo, a parere mio, sì. Pure de Tommaso, de Valerio, insomma. E andiamo sempre proprio a sentire il singolo di punta dell'album, che è Get Up, che è featuring Skrillex. Sì. E dai, andiamo a sentire. Vai. Sono asciutti, non perdiamo tempo, dagli i vestiti. Perfetto. Perfetto, non avremmo potuto fare di meglio. Ragazzi, ora sembrate... Cosa ti sembrano, Jimmy? Due cazzoni. Sì, sembrano un paio di cazzoni. Ah, sono i tuoi vestiti, stronzo. Forza, signori miei, se restiamo a ridere finiamo in prigione. Non fatevi pregare. It's gonna do.